Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oh, mamma mia, che bello dirlo, ragazzi! Mi siete mancati tantissimo, tantissimo. E potrei continuare a dire tantissimo per altri 20 minuti, quindi vado dritta al sodo. Benvenuti a Silviembre! Finalmente, finalmente, non lo so, sono stra eccitata. Dell'anno che io ho selezionato per essere il mese in cui io riparto da me stessa. Quindi qui il gioco di parole settembre più Silvia, Silviembre. Ovviamente vi incito a rendere questo il vostro mese dell'anno, quindi Franceschiembre, Genovefriembre, Sarembre, Giuliembre, qualunque embre reso con il vostro nome, ovviamente. Io seleziono settembre perché rispetto a gennaio è proprio il mese in cui io riparto e anche il mese del mio compleanno, quindi Silviembre è perfetto. Per me settembre è molto importante perché vengo dal periodo estivo. Il periodo estivo è un periodo molto particolare perché sono 2 o 3 mesi in cui mi perdo un pochino, in cui succedono tante cose, viaggio tanto, mi sposto, esco dalle mie routine, diciamo, e tutti questi stravolgimenti mi fanno un pochino staccare da me stessa. Settembre è un po' il ritorno a casa e quindi un ritornare alle mie routine di allenamento, in cucina, di lavoro, di passioni da coltivare. Insomma, per me settembre è un momento proprio definito, ed è questa la particolarità, in cui riesco a mettere un punto e una chiusura all'anno e ricomincio. Perché faccio da anni ormai questa serie di video a settembre? Perché so che in molti in questo momento la vivono come me e hanno un pochino bisogno di una motivazione in più per ricominciare a far girare tutta la macchina che è la loro vita, quindi ritornare alle routine, ritornare ad allenarsi, ritrovare un po' la motivazione. Anch'io ho avuto bisogno di fare tutto questo e mi sono aiutata con uno strumento che voglio davvero condividere con voi in questo video, quindi non mi dedicherò, come ho fatto gli anni scorsi, a raccontarvi quali sono i miei obiettivi, cosa voglio fare, eccetera. Lo faccio però dandovi anche degli strumenti per poterlo fare a vostra volta. La verità è che ogni volta che arriva questo periodo dell'anno sento la pressione, sento che devi ricominciare, è settembre, su, dai, su, devi farcela, devi avere la motivazione. Perché non hai la motivazione? In più, anche tutta questa cosa che ho creato di Silviembre, visto che va avanti da anni, molti di voi lo sanno, e arriva a fine agosto e mi scrivete: allora, carica per settembre. Io, sì, ok. Quindi, siccome l'anno scorso sono venuta con tantissime buone intenzioni, però poi questa cosa della pressione che mi ero creata su me stessa mi aveva un po' scombussolata, soprattutto all'inizio, è stato difficile partire. Quest'anno ho deciso di arrivare con un piano d'attacco ed è questo quello che voglio dirvi come prima cosa. Bisogna chiarirsi, avere chiaro in mente quello che si vuole fare. Quello che ho fatto è stato di fermarmi, non lasciarmi prendere dalle preoccupazioni, dalle mie varie pressioni, ma è stato fermarmi, focalizzare. Sto leggendo, ho tutto qua sotto le note perché poi vi racconto. Riflettere, e questo mi ha aiutato tantissimo a chiarirmi la mente, ma talmente tanto che mi sento veramente rilassata, serena, tranquilla e centrata. E questo soltanto sedendomi al tavolino e facendo mente locale. È una cosa che sottovalutiamo tantissimo, ma fermarsi, fare un passo indietro, riflettere e dire: ok, mi sta succedendo questo, è tantissimo.
Ed è esattamente quello che ho fatto io. Io ho fatto una mappa concettuale e di queste come farle, come integrarle nella propria routine, come pianificare, eccetera, ci voglio proprio fare un video dedicato, i video della pianificazione delle agende e tutto, ci farò un video dedicato perché ho un sacco di cose da dirvi, però oggi voglio focalizzarmi su quella che ho fatto per Silviembre, quindi per focalizzare questo mese e mettere giù i primi paletti fondamentali per l'anno, perché questo è proprio un base per l'anno. È come veramente gennaio, no? Si fanno la lista di buoni propositi, più o meno, ma noi la facciamo a settembre, perché ci garba farla a settembre, ok? Sono tutti diversi. C'è chi è cresciuto con scuola e università, quindi l'anno inizia a settembre, ragazzi, cioè non inizia a gennaio, cambiamolo quest'anno solare. Dettagli. Allora, cosa ho fatto? Una mappa concettuale. Quindi ho messo in mezzo Silviembre e da qui sono partite le ramificazioni per titolo. Mi sono focalizzata io personalmente su 3, 6, 6 aspetti. Sono partita dalle priorità, perché appunto Silviembre è il mese in cui riparto da me, in cui smetto di far sì che siano le cose da fare a essere la priorità, ma ritorno a rendere me la priorità, me e ovviamente tutto ciò che mi gira intorno. Una cosa che ad esempio io mi sono molto persa in questo periodo è il momento dell'allenamento. Per me il momento dell'allenamento non è solo l'allenamento in sé. In questi mesi non mi è mancato allenarmi. Mi sono allenata al mare, mi sono allenata in acqua, quando vado in campagna è un continuo allenarmi. Quello che mi è mancato veramente è focalizzarmi in quel momento, staccare completamente la testa. Quando mi alleno nuotando, sì, stacco un pochino, però comunque sono in acqua, cioè non è che mi sto dedicando all'allenamento. Quando mi sono allenata al mare, ero comunque, bellissimo, lo farei 100.000 volte ovviamente, però ero comunque in compagnia, in una cosa di gruppo, si chiacchierava, non riuscivo mai a staccare completamente la testa. E per me l'allenamento è un momento in cui io stacco la testa, penso a me, il mio corpo va, la mia testa. Sì, è difficile da raccontare, però è proprio un momento in cui non penso a niente, ma penso tutto, perché non penso alle cose che devo fare, però rifletto molto su me stessa, mentre il corpo va. Chi si allena mi capirà. Quindi voglio ritornare adesso ad allenarmi a casa, in palestra, non lo so, dando più priorità all'aspetto mentale. Per me è molto importante la differenza fra il muoversi, muovere il corpo, e relax mentale, che non sono necessariamente la stessa cosa se non si entra nel giusto spazio mentale. Un altro punto su cui mi sono focalizzata è il da migliorare. Ci sono degli aspetti miei, mentali, della vita, del mio approccio alla vita che desidero migliorare, tra cui ad esempio il mio stato attuale di proiezione al futuro. Con la casa in campagna, con i miei vari progetti, non vedo l'ora che finiscano perché voglio. Poi non vedo, cioè io non vedo l'ora di vedere la casa in campagna finita, andarci, viverci, però ovviamente questo succederà fra un anno e mezzo, speriamo fra un anno. E questo a me piace, però non troppo, perché non mi piace vivere proiettata al futuro, cioè io voglio cercare di vivere il momento. E quindi sarà un mio impegno, quindi una cosa appunto da migliorare, cercare di vivere il momento e non focalizzarmi solo sulla proiezione al futuro. Quindi, priorità da migliorare. Un'altra cosa su cui mi sono focalizzata facendo un passo indietro è cosa vuoi fare quest'anno? Allora, ho fatto una sezione imparare, qua giù. Imparare, ho detto ok, lascerò questa lista aperta in realtà, perché ovviamente ora non lo so cosa voglio imparare, però ad esempio io vorrei imparare a vivere in modo più sostenibile per quanto riguarda il riuso, il riciclo e la diminuzione dei consumi, anche produrre proprio meno rifiuti. Quindi questa è anche in prospettiva della campagna, una cosa su cui voglio veramente imparare, documentarmi e studiare. Non è facile, però insomma. Quindi questo è un mio buon proposito da imparare
E anche un buon proposito, che infatti è poi un altro punto, sono mi impegno a. Quindi proprio in che cosa mi voglio impegnare quest'anno? Io leggere di più, dormire di più, meditare, è una cosa che non faccio, che ho sempre visto un pochino tipo, però non faccio con cognizione, cioè non è che mi siedo e dico ora medito, lo faccio quando mi alleno, cioè quando riesco a staccare la testa, in realtà io sto meditando su tutto, però lo vorrei fare con un pochino più di consapevolezza. Penso che sia veramente importante riuscire a concentrarsi su di sé, guardarsi dentro e scoprire lati del proprio carattere, non lasciarsi sempre travolgere dalla vita, cioè è anche un pochino quello per cui Silviembre nasce, cioè la vita va, la vita scorre, le cose succedono e tu puoi decidere di fluttuare e fare cose dalla mattina alla sera, fare il tuo lavoro, fare questo, fare quell'altro, andare qui, andare lì, andare su, oppure in questo flusso di cose fare un passo indietro, guardare questo flusso di cose, però allo stesso tempo anche concentrandoti e scoprendo la tua personalità, le emozioni, la tua anima. Non è facile, è un discorso molto particolare che capisco che non è di facile comprensione, però c'è una differenza tra il vivere facendo cose e il vivere essendo presente a se stessi e in più facendo cose. Quindi vabbè, meditare. E voglio anche impegnarmi a praticare il mio inglese. Io sono inglese madrelingua perché ho studiato inglese, ho fatto anche la scuola inglese in Ungheria, ho vissuto all'estero, eccetera. Però ovviamente questi anni, non praticandolo troppo, lo sto un po' perdendo, soprattutto il parlato. Quindi voglio assolutamente tenere attivo il mio inglese, guardo serie TV in inglese, leggo in inglese. Mi manca il parlato, quindi ora vediamo un po' come gestirlo. E infine nella mia mappa ho due punti che sono le novità, e di novità ragazzi ce ne sono due in particolare. Una, la prima, è che io e Jimmy abbiamo deciso di iniziare a lavorare insieme. Come sapete Jimmy si è laureato l'anno scorso, quest'anno è stato molto complicato per quanto riguarda il Covid eccetera a trovare lavoro, e quindi a inizio di quest'estate ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: senti, allora, che tu vai a fare un lavoro sottopagato non ha senso, piuttosto cerchiamo di creare qualcosa insieme, e di questo poi ve ne parlerò più avanti, perché abbiamo sviluppato un gran bel progetto e intanto lavoriamo insieme. Io posso trarre beneficio comunque dal lavorare insieme, perché lui si sta specializzando molto nella fotografia e nel videomaking, e in questo modo io non devo andare a pagare una figura esterna per aiutarmi a creare i contenuti, ma posso farli in house. E insomma, abbiamo iniziato a lavorare insieme, stando veramente molto bene, siamo veramente molto felici. E e poi una mia novità personale è che ho deciso di iniziare danza. Ta-da-da-da! Sono ancora in fase di valutazione del centro Milano in cui iscrivermi, ma voglio fare dei corsi di danza moderna per adulti, livello base, perché desidero ballare. È una cosa che mi è sempre ispirata, l'ho sempre guardata un po' da lontano, ho detto mi piacerebbe, anche perché mi sento molto scoordinata, e quindi per me è qualcosa di divertente da fare. Non ho grandi pretese, voglio infatti andare a un corso di danza moderna per adulti base, e lo voglio fare principalmente per divertirmi, sia lì in classe, ma anche e soprattutto sentirmi più confident quando ballo a casa, in discoteca, ma tanto ci vado per te, cioè chi ci va in discoteca? Comunque, quando sento una canzone e mi metto a ballare, voglio sapere cosa sto facendo, voglio essere sicura di me stessa, e penso che fare un bel corso di danza mi possa dare questo. E infine l'ultimo punto, progetti. Progetti, ovviamente, il progetto principale di tutto quello che gira intorno è Cavecchia,
A novembre dovrebbero iniziare i lavori, stiamo procedendo bene, bel progetto quasi in fase di definizione. Seguite tutti i video di Cavecchia, nonché la pagina Instagram di Cavecchia per avere tutti gli aggiornamenti. E poi ho un mio progetto personale segreto, questo non ve lo dico finché non uscirà, perché qua non ci si annoia mai. Insomma, diciamo che fare questa mappa di pensiero mi ha aiutato tantissimo. Ho iniziato la settimana un po' con la pressione di Silviembre. Oddio, ma Dio, non so cosa fare, che video farò. E a me aiuta tantissimo scrivere, farmi le liste. E avendo fatto la lista di tutti i contenuti che potrei creare questo mese, avendo fatto la mappa concettuale di cosa dire in questo video, mi aiuta tantissimo. Siamo al 27 agosto e io sono tranquilla, sono serena, so perché... So cosa devo dire, devo soltanto dirlo, fare il video, sistemarlo, ma sono tranquilla. E questo ha giocato un ruolo fondamentale. Quindi, ricapitolando, ciò che ho messo nella mia mappa concettuale è stato: priorità da migliorare, mi impegno a imparare, progetti e novità. Ognuno ha le proprie, non siamo qui a giudicare né le mie né le vostre. Io ho voluto condividere le mie anche un pochino per aggiornarvi sulle varie novità, su quello che mi sta succedendo, su quello che sono i miei sogni e progetti. E spero davvero che questo video vi sia stato utile, sia un'ottima base per iniziare in modo positivo, senza stress, con la giusta tranquillità, questo mese che per molti può creare ansia. Vi capisco, perché anche a me. E però ve lo giuro, cioè questa cosa, aver fatto questa mappa mi ha aiutato tantissimo e spero davvero che i miei consigli possano essere utili. Io ho una lista, ovviamente, di video pronti per voi, devo soltanto filmarli, sistemarli, gestirli e non vedo l'ora di condividerveli. Vi auguro un ottimo inizio di mese, che sia per voi un mese normalissimo oppure un mese in cui ricominciate da voi stessi. Mi raccomando, la priorità in tutto siete voi, non è egoismo e non è egocentrismo, è consapevolezza. Nel momento in cui voi state bene con voi stessi e siete sereni con voi stessi, state bene con gli altri e riuscite a far stare bene gli altri. Io, quando sto bene con me stessa, sono anche una persona più positiva, meno rabbiosa, più energica e riesco a trasmettere le mie emozioni positive a chi mi circonda. Se non sto bene con me stessa, ho un'aura negativa intorno a me e trascino giù tutti gli altri. Quindi, stare bene con se stessi e rendersi una priorità è una cosa fondamentale e vi auguro davvero di riuscire a mettere giù le basi per iniziare a farlo. Io spero di avervi dato gli strumenti adatti. Un grande abbraccio. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere qui nei commenti. Commentate, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video, mi aiuta a sapere se questi video, se questi contenuti vi possono essere utili. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!